Tanta guagna per tutti, ragazzi. Sono Mr. White e oggi sono qui per cercare di collegare insieme a voi quelle che sono le vicende principali che, diciamo, in un certo senso vanno a delineare una sorta di storyline di eventi per Black Ops 2, quindi tutti gli avvenimenti che avvengono dopo Black Ops 1 e World at War, di cui abbiamo già ampiamente trattato nella nostra ricostruzione pseudo cinematografica che trovate disponibile su YouTube e che io vi metterò in descrizione. Partiamo a bomba quindi, ragazzi, cercheremo di fare questo video il più breve possibile e cercare di spiegarvi tutto quello che fino adesso noi abbiamo capito. Ricordate però che si tratta solamente di teorie che vanno ancora verificate con i nuovi DLC e che ovviamente per ora non è come per la storia zombie il film, sono nostre teorie, quindi non sono ancora verificabili al 100%, sono solamente teorie. Abbiamo messo dei dettagli per velocità, per cercare di essere più veloci nello spiegarvi questa cosa, e confidiamo anche nelle vostre segnalazioni nei commenti. E passiamo alla descrizione di questo di questa storyline, ricordandoci che non è stata ancora rilasciata una trama ufficiale da Treyarch, da Call of Duty in generale, riguardo le varie mappe, quindi che colleghi i giochi a loro e in particolare nel nostro caso Black Ops 2. Gli eventi di Black Ops 2 iniziano successivamente a ciò che accade su Moon, quindi al lancio dei missili da parte del dottor Maxis sulla Terra per estinguere la minaccia zombie. Va sottolineato però che c'è una mappa in Black Ops 2 giocabile, che sarebbe Nuketown Zombie, che diciamo viene interposta fra quelli che sono gli avvenimenti di Black Ops 1 o Black Ops 2. Nuketown Zombie infatti è collocata temporalmente durante gli eventi di Moon, e questo possiamo intuirlo da due semplici cose. Gli occhi degli zombie intorno al 25esimo round cambiano e diventano blu, proprio come succede su Moon quando viene completato l'easter egg. Inoltre, oltre a questo particolare, ci sono anche le registrazioni che noi possiamo ascoltare nelle televisioni, in generale, diciamo su Nuketown, riprendono quelle che sono le stesse identiche frasi che vengono pronunciate durante il compimento dell'easter egg di Moon. Quindi se non avete mai giocato a Moon di Black Ops 1, vi consigliamo di andare e giocarci, perché potete in questa maniera capire anche Nuketown. Infatti Nuketown e noi non interpreteremo i personaggi classici di Black Ops 2, ma interpretiamo degli uomini in giacca e cravatta, diciamo degli affiliati della CIA, governativi, che in qualche maniera vengono a contatto e vengono a conoscenza di quello che è il rischio globale dell'epidemia zombie attraverso queste registrazioni, e possiamo ipotizzare che siano lì in qualche maniera per difendere il pianeta Terra, o perlomeno per, insomma, per cercare i superstiti, cose del genere. E ci ritroviamo appunto qua e vediamo a fine anche del, se moriamo da Nuketown Zombie, vediamo appunto un missile che cade appositamente su Nuketown, che secondo alcuni è lo stesso missile che viene lanciato da Maxis. È una teoria un po' avventata, però potrebbe anche darsi. Il particolare che collega Nuketown Zombie a Transit è il bunker che troviamo in un giardino sul retro di una delle case principali di Nuketown Zombie. Questo bunker non è altro che un rifugio antiatomico, c'è scritto Shelter Fallout, che appunto non è altro che, secondo alcuni, un passaggio che possa in qualche maniera collegare Nuketown Zombie agli eventi di Black Ops 2 proprio veri e propri, quindi a Transit, a Green Run. Perché questo? Perché anche in Green Run noi ritroviamo questi elementi, questi bunker, li troviamo in deposito alla destra della mappa, guardando il deposito frontalmente, e lo troviamo anche nella galleria che collega il deposito al dinner, scusate. Benissimo, quindi abbiamo collegato, anche se come vi ripeto non c'è ancora una storia ufficiale, quindi sono collegamenti per ora ipotetici, Nuketown a Transit. Va ora spiegato il perché ci siano personaggi diversi da quelli di Black Ops 1 e diversi da quelli che abbiamo su Nuketown Zombie. I personaggi ovviamente su Nuketown Zombie non sarebbe stato possibile che fossero i protagonisti principali, perché sono semplicemente quattro personaggi in giacca e cravatta, fra l'altro indistinguibili, quindi non sarebbe stato anche una gravissima disattenzione da parte
della Treyarch. No, invece abbiamo quattro personaggi particolari che sono appunto quelli che poi noi andiamo a ritrovare in tutte le varie mappe successive di Black Ops 2, in tutti i DLC. Da Transit, dai Rise, troveremo in Buried e le troveremo anche nella quarta mappa che uscirà con il prossimo DLC di questa importante, diciamo, catena di mappe zombie. Benissimo, quindi ci ritroviamo in Transit dove i protagonisti principali sono Abigail, detta anche Misty, Abigail Breton, Marton Johnson, Samuel Stullinger e Rasman. Come collegare questi personaggi a quelli di Black Ops 1? Niente, praticamente la Terra è su un finale post-apocalittico. Il lancio dei missili da parte di Maxis sul pianeta Terra sono in qualche modo non è andato a buon fine, per cui la Terra, il manto della crosta terrestre è tutto in rielaborazione, quindi abbiamo terremoti, lava, crepe sul terreno, perché la crosta terrestre si sta riadattando, si sta trasformando in quella che è, come succede sempre quando c'è un'esplosione, si riadatta tutto quanto intorno, l'ecosistema, diciamo, reagisce. E oltre a questo abbiamo appunto che i personaggi, quindi in questo scenario post-apocalittico dove gli zombie, anziché essere estinti, vengono praticamente a popolare e essere perlomeno la razza, se vogliamo chiamarla così, dominante del pianeta, gli umani sono costretti in gruppi di sopravvivenza, gruppetti che, come si vede in ogni film zombie, si uniscono per cercare di sopravvivere alle minacce degli zombie. Uno di questi gruppetti è formato dai nostri protagonisti. E in che maniera noi possiamo collegare tutto questo con Black Ops 1? Niente, in Transit in particolare i nostri personaggi riescono ad ascoltare quelli che sono i discorsi di Maxis. E Maxis indica loro che è dispiaciuto per il calcolo affrettato che ha fatto dei missili, come possiamo sentire dal messaggio. Non si può cambiare ciò che è successo, ma mi sono reso conto che i calcoli sono stati eseguiti in fretta e sono un rischio per l'intero pianeta. Esatto, quindi come abbiamo sentito dal messaggio, Maxis appunto è dispiaciuto per i calcoli affrettati che ha fatto, ma a suo tempo è, diciamo, fi ha fiducia in un piano B, in un piano secondario che lui ha ideato appositamente in caso ci fossero dei problemi. Non erano i miei intenti, io ho pensato a un piano B in caso di emergenza. Il piano consiste nella creazione di uno strumento di polarizzazione globale che dovrebbe... Sembra che ci siano delle interferenze. Strumenti quando l'energia... Più che altro si tratta di attivare dei dispositivi di polarizzazione globale. Quando io penso a polarizzazione globale, penso a un qualcosa che in qualche maniera inverta il polo magnetico terrestre, che come sapete non corrisponde esattamente al polo geofisico, ma è il polo che ci permette il funzionamento di dispositivi magnetici, quali bussole, eccetera, e quindi permette la vita di tutti i giorni. Questa ovviamente è una teoria, ma come sappiamo dobbiamo anche cercare un po' di capire noi come può essere adattata la storia. Quindi siamo arrivati al punto in cui Maxis dice ai nostri protagonisti di dover attivare questi dispositivi di protezione globale come piano B, quindi per salvare il pianeta. Ma nel fare questo c'è un piccolo imprevisto. Maxis infatti non considera il fatto che anche Richtofen, anche lui, diciamo, possiamo ipotizzare dalla Luna, in qualche maniera si sia messo in contatto con il gruppo. Ma Richtofen, come noi sappiamo, è colui che comanda gli zombie. Comanda gli zombie perché gli zombie hanno gli occhi azzurri blu su Transit, e quindi è lui che governa gli zombie e non più Samantha, come era invece su Call of Duty Black Ops e i precedenti, quindi. Ma come fa Stuling? Sì, scusate, come fa Richtofen a comunicare con il gruppo? Richtofen comunica con Stullinger, ragazzi. Stullinger che è in una semi-zombificazione, come avremo dimostrazione più volte in vari tratti, vi spiegheremo anche dove dopo. Quindi abbiamo che Richtofen suggerisce a loro di seguire un'altra via per attivare la Torre di Babele, quindi l'Easter Egg di Transit, che troverete in descrizione il link all'esecuzione dell'easter egg, e vediamo appunto che quindi noi potremo in transit scegliere se seguire le indicazioni di Maxis o di Richtofen. A seconda della scelta che faremo, potremo assecondare l'uno o l'altro personaggio e quindi essere in un certo senso dalla parte di Maxis o dalla parte di Richtofen.
Questo comporta diversi scenari possibili finali in base ai vari easter egg. Sappiamo però per certo che, ritornando a Nuketown Zombie, nel loading screen di Nuketown Zombie noi vediamo un dispositivo nello scenario, nella schermata, nell'immagine in alto a destra del loading screen, scusate, troviamo appunto un dispositivo che interagisce col terreno e questo dispositivo sembra alimentato, o perlomeno gli arrivano quattro raggi da diversi quattro dispositivi. Noi pensiamo appunto che questi dispositivi possano essere le varie torri di Babele che andiamo ad attivare nelle varie mappe. Quindi la prima torre di Babele è Transit, è stata fatta in Transit e poi avremo lo stesso attraverso l'easter egg di Dairaze l'attivazione di un secondo dispositivo, un terzo dispositivo probabile in Bariad e un quarto dispositivo nell'ultima mappa. Tutti questi dispositivi andranno quindi ad attivare questo misteriosissimo dispositivo di polarizzazione globale che ipoteticamente potrebbe salvare il pianeta dalla minaccia zombie. Benissimo, abbiamo appena collegato Nuketown a Transit e introdotti i personaggi da Black Ops 1, quindi come sono collegati Maxis Richtofen ai personaggi di Black Ops 2, passiamo a Dairaze. Dalla intro cartonata che noi vediamo di Dairaze vediamo molti particolari molto importanti, ragazzi. In particolare vediamo che i nostri personaggi di protagonisti di Black Ops 2, Misty, Stalling, Rassman e Martlon, vengono teletrasportati in Cina, precisamente a Shanghai, in una mappa Dairaze chiamata, che non è altro che un grattacielo in una Shanghai ormai dilaniata e distrutta. Vengono teletrasportati in questa mappa e per la prima volta Stalling inizia a ribellarsi a quella che è la voce che sente dentro di sé. Infatti, come è possibile ascoltare anche dalle registrazioni nelle mappe precedenti, dalle registrazioni della fattoria, ad esempio in Transit, ci sono nei vari gruppi di sopravvivenza degli elementi, come già vi accennavo prima, che riescono a sentire delle voci. Pronto, pronto! Qui Jackass Flats, a qualsiasi comunità umana nel raggio di ricezione. Diversi membri del nostro gruppo hanno cominciato a sentire le voci e le loro richieste impellenti, e istruzioni folli hanno creato una spaccatura nel campo. Si presume appunto che la voce in questione sia quella di Richtofen e che quindi Samuel Stullinger sia l'unico che in qualche maniera riesca ad ascoltare la voce di Richtofen. Quando eseguivamo l'easter egg di Richtofen su Transit, infatti, era solamente lui che poteva ascoltare quelle che erano le indicazioni di colui che, diciamo, in un certo senso governa gli zombie. Quindi, arrivati a questo punto, Stullinger, Samuel, si ribella a questa voce, dice di non farcela più, e anche perché sembra un patto molto importante quello che hanno stretto i due, diciamo in un certo senso, perché Richtofen lo minaccia di rivelare un segreto misterioso sulla carne, mentre invece Samuel, diciamo, cerca di non rispondere perché in qualche maniera Richtofen stesso gli ha chiesto di tradire il suo gruppo. Non sappiamo ancora in che maniera e di quale entità sia questo tradimento, fatto sta che Samuel Stullinger sta nascondendo al resto del gruppo che è zombificato. Ha iniziato un parziale procedimento di zombificazione. Questo si evince da diverse registrazioni durante i gameplay che possiamo ascoltare e potete ascoltare giocando a Black Ops 2, ma si evince principalmente dalla intro fumetti, a fumetti cartonata di Dairaze, dove appunto si vede in un frame Stullinger che se, o perlomeno una sagoma che assomiglia molto a Stullinger, che si ciba di carne umana e precisamente di un braccio. Quindi Richtofen minaccia Stullinger di rivelare il segreto, quindi praticamente concedendo la zombificazione completa, in un certo senso se vogliamo, anche se concedeteci questa parte è un po' ancora misteriosa. E quindi Stullinger è in una fase, diciamo, di semi-zombificazione e per non diventare zombie completo deve in un certo senso seguire le indicazioni di Richtofen e quindi tradire il gruppo. Durante questi eventi una cosa molto importante perché sempre dalla intro notiamo che Rassman salva Stullinger in una fase nel momento in cui Stullinger stesso era distratto. E dopo averlo salvato, è preda e vittima degli zombie.
Gli altri tre superstiti, quindi Misty, Martlon e Samuel, riescono a fuggire attraverso un ascensore, ma arrivati sul tetto vengono sopraffatti dagli zombie. Successivamente a questa vicenda vediamo che i nostri eroi vengono riteletrasportati nuovamente su Dayrise. Quasi come in un déjà vu stranissimo, loro percepiscono che questo ambiente gli è familiare, ma non ne hanno memoria. È quindi probabile, possibile ipotizzare che tutto questo sia dovuto a un riteletrasporto nel passato dei nostri protagonisti. Infatti ritroviamo anche Rasman, che prima era morto, e essendo riteletrasportati possiamo ipotizzare che sia appunto Maxis o Richtofen che in qualche maniera li abbia portati indietro per far sì che attivino l'Easter Egg, e quindi l'eventuale secondo dispositivo che vada ad alimentare il polarizzatore globale in Dayrise. Siamo passati ora a Mob of the Dead. Questa mappa verrà omessa perché è una mappa che non è strettamente correlata alla storia principale, o perlomeno se ci saranno collegamenti saranno fattibili solamente dopo aver compreso la storyline completa. Ci sono delle teorie per cui ad esempio l'Afterlife sia in qualche maniera collegato al fatto che su Dayrise i nostri personaggi ritornino in vita, ma sono tutte teorie ancora molto poco credibili. Passiamo ora a Buried. Di Buried non si sa ancora praticamente nulla, stiamo aspettando altre informazioni e cercheremo di tenervi aggiornati, ma Buried, probabilmente in Buried si attiverà il terzo dispositivo, e sempre probabilmente in Buried il personaggio misterioso potrebbe in qualche maniera rivelarci altri dettagli sulla storia zombie. Attendiamo quindi trailer, informazione di fare l'easter egg in Buried per poter spiegare ulteriormente quelli che sono gli avvenimenti futuri, perlomeno per la storia di Black Ops 2 Zombie, e che quindi ci possano spiegare in maniera più completa la storyline definitiva. E ci teniamo inoltre a ricordare che ci sarà un quarto DLC molto probabilmente secondo questa teoria, per cui avremo da attivare con un altro easter egg l'ultimo dispositivo in grado di rendere operativo il dispositivo di polarizzazione globale. Per ora questo è tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa breve sintesi che abbiamo fatto, sono stato il più veloce possibile. Vorrei che voi commentaste qui sotto e metteste un botto di mi piace per dirmi come la pensate, le vostre teorie, e farmi sapere tutto quello che volete. Leggerò ogni commento e tanta guagna per tutti, al prossimo video!